Cecilia Rodriguez al Maurizio Costanzo Show, ecco cosa è successo durante il confronto con Francesco Monte. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, il confronto dopo il Grande Fratello VIP, cosa è davvero successo tra i due?. Dopo Francesco Monte, Maurizio Costanzo ha ospitato Cecilia Rodriguez nel suo Maurizio Costanzo Show. Nella puntata del 30 novembre, l'argentina è intervenuta insieme ai fratelli Belen e Jeremias. L'ormai ex concorrente del Grande Fratello VIP non ha potuto fare a meno di menzionare la rottura con l'ex tronista di Uomini e Donne. Una rottura non facile, parecchio tormentata, che fa ancora discutere e dividere il pubblico. La nuova fidanzata di Ignazio Moser ha confermato che è stato l'ultimo confronto con Monte a Milano, un chiarimento finale che ha concluso questa relazione nata 4 anni fa sulle spiagge di Formentera. Cecilia e Monte si sono rivisti dopo il Grande Fratello, lei ha scelto Ignazio Moser. Ci siamo visti e abbiamo chiarito, ha fatto sapere Cecilia al marito di Maria De Filippi. La sudamericana non ha però aggiunto ulteriori dettagli, mantenendo un certo riserbo sulla faccenda. E quando Maurizio Costanzo ha lodato il carattere e l'eleganza di Francesco Monte, la più piccola dei Rodriguez ha sbuffato alzando gli occhi al cielo e non proferendo parola. È davvero una bella persona e mi dispiace che gli sceneggiatori del Grande Fratello VIP l'abbiano lasciato fuori da quella porta rossa per prendere una tramvata, ha osservato il giornalista e conduttore. A tali parole Cecilia ha preferito restare in silenzio. Del resto la giovane ha fatto la sua scelta, Francesco è il passato, il suo futuro è con Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ufficialmente una coppia. Cecilia e Ignazio, archiviata l'esperienza al Grande Fratello VIP, sono ufficialmente una coppia. I due continuano a postare video e foto insieme sui social e sono già pronti per condividere le serate in discoteca. Per la convivenza, invece, che è ancora tempo, Cecu e Naco vivranno un rapporto a distanza, lei a Milano, lui a Trento. Ci vedremo come due fidanzati. Prima di una convivenza lo devo conoscere e capire se tutto va bene, ha spiegato la ragazza in un'intervista concessa al settimanale Nuovo.